sono stati presentati presso l'odontoiatria dell'Umberto I i risultati finali del progetto PRIN 2008 sul gusto in età evolutiva e le attività in progress del progetto PRIN 2009 sullo screening precoce della celiachia. Presentate nello stesso incontro le linee guida nazionali del Ministero della Salute per la promozione e la prevenzione della salute orale in età evolutiva. Questa giornata va nella direzione di sintetizzare un quadriennio di attività di un network di ricerca nazionale per quello che riguarda dei progetti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e contemporaneamente la presentazione dell'attività con il Ministero della Salute nella stesura di linee guida sulla salute orale per l'appunto in età evolutiva. Recentissime l'approvazione delle linee guida sulla prevenzione dei traumi dentali nei bambini. Topics interessanti, la classifica del gusto, la prima classifica del gusto dei bambini che è il risultato di questo progetto PRIN 2008. I bambini percepiscono il dolce e l'amaro nello stesso modo e degli importanti rilievi sul rapporto tra celiachia e salute orale che poi la professoressa Buonamico, capofila del progetto, dettaglierà. Il progetto del PRIN 2009 che coinvolge tre università, la Sapienza, l'Università di Brescia e l'Università di Palermo, ha l'obiettivo di trovare un'alternativa non invasiva per la diagnosi della celiachia, basandosi sull'aspetto dei denti, che nei celiaci può essere abbastanza caratteristico con alterazioni dello smalto, sul test della saliva messo a punto proprio al Policlinico Umberto I alla Sapienza, un test questo non invasivo molto sensibile e specifico per lo screening dei celiaci, e la possibilità di determinare insieme ad altre cose anche la genetica nella saliva. L'attenzione si è molto concentrata evidentemente sull'età evolutiva, però ovvi motivi. Si è adottato un approccio anche abbastanza trasversale, pensate soltanto riguardo alla carie dentaria, l'importanza dell'allattamento al seno, piuttosto che una serie di campagne che, a parte l'apporto dietetico di alcuni elementi come il fluoro, evidentemente è estremamente collegata con attività anche condotte per esempio dai pediatri di libera scelta o dai ginecologi, nel momento in cui, sapendo come ci muoviamo nell'ambito della patogenesi della carie dentaria, devono occuparsi del binomio madre-bambino.